prima di tutto grazie per l'invito a questo prestigioso evento. Io sono Giovanni Corrao, insegno statistica medica all'Università di Milano Bicocca. Per me è un grande privilegio portare a una platea così qualificata il primo resoconto di un progetto sul quale Istat, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità, un consorzio di università, il Politecnico di Milano, 6 regioni e alcune agenzie del Servizio Sanitario Nazionale hanno investito molto nell'ultimo anno. Oggi proverò a descrivere i motivi che hanno suggerito l'avvio del progetto, entrerò in qualche dettaglio sui metodi e gli algoritmi con cui il progetto è stato disegnato, presenterò alcuni risultati preliminari e le loro implicazioni in sanità pubblica e cercherò di delineare le future azioni del progetto stesso. Non riesco a porre le diapositive, ecco. Sono essenzialmente 3 i domini che ci permetteranno di inquadrare il problema che stiamo affrontando. Il primo dominio lo chiameremo sorveglianza. Stiamo parlando di sorveglianza epidemiologica, un termine noto agli epidemiologi perché è teso a monitorare i fenomeni di pertinenza sanitaria come l'incidenza, la prevalenza delle malattie, le infezioni e così via. Il secondo dominio specifica che ci stiamo muovendo nel campo delle malattie trasmissibili e questo non è influente perché la maggior parte degli epidemiologi si sono formati e hanno applicato i metodi di sorveglianza in un dominio completamente diverso, dove il tempo assume dimensioni dilatate e la tempestività degli interventi di sanità pubblica non è quasi mai una esigenza impellente. Il terzo dominio chiarisce che stiamo entrando nel campo delle infezioni sostenute da microrganismi a trasmissione aerea. Di nuovo, questa specificazione non è influente, perché i metodi che ne consentono la tempestiva rilevazione devono adattarsi a specifiche modalità di trasmissione del contagio e velocità di diffusione dell'epidemia, oltre che a specifici traccianti per la rilevazione tempestiva dei focolai epidemici. D'altro canto, il fenomeno pandemico che stiamo attraversando è qui considerato come un enorme esperimento naturale che, se opportunamente letto e interpretato, ci permetterà in futuro di non farci trovare impreparati a nuove ondate della pandemia in corso, anziché a fenomeni pandemici sostenuti da microrganismi a trasmissione aerea noti o attualmente ignoti. Infine, la letteratura riporta numerose evidenze che la previsione accurata e tempestiva dei focolai epidemici comporta la riduzione degli esiti clinici severi e della necessità di adottare rigide misure di contenimento. Da qui la proposta di mettere a punto un sistema di sorveglianza che vada nell'auspicabile direzione di dotare l'Italia di uno strumento di sorveglianza attiva delle malattie trasmissibili sostenute da microrganismi a trasmissione aerea. Vale la pena di precisare che il sistema che stiamo mettendo a punto si ispira a quelli adottati da alcuni paesi del Nord Europa e del Nord America. Tuttavia, il sistema ALERT qui presentato non è solo il semplice adattamento dei sistemi funzionanti altrove alle informazioni disponibili nel nostro paese, bensì presenta alcune importanti peculiarità e metodologiche che cercherò di sottolineare. In ogni caso, date queste premesse, lo scorso dicembre il presidente dell'Istituto Nazionale di Statistica ha deliberato l'istituzione di un comitato tecnico scientifico che, partendo dallo studio e l'analisi della diffusione del contagio da Covid-19, ha il compito di mettere a punto un sistema di allerta coerente, consistente con le premesse date.
Una considerazione non marginale. Il fatto che il coordinamento del progetto sia affidato ad un gruppo misto, di cui fanno parte i presidenti di Istat e dell'Istituto Superiore di Sanità, suggerisce che le due agenzie governative attribuiscono al progetto importanti implicazioni e ricadute sul sistema paese. Lasciatemi dire che sento molto la responsabilità del coordinamento di un comitato così autorevole e di un compito così importante ed impegnativo. Alcune note sull'articolazione del progetto. Il progetto ALER-COV si articola in due fasi. La prima, che qui definiamo di addestramento, consiste nell'analisi retrospettiva di dati secondari, ovvero non direttamente finalizzati a misurare il fenomeno epidemico, raccolti routinariamente da specifiche agenzie pubbliche, ad esempio l'Istat, l'Istituto Superiore di Sanità, le regioni e le aziende sanitarie locali, e disponibili su supporto magnetico. La seconda, che qui definiamo di implementazione, è la funzione di mettere a sistema il processo di sorveglianza per l'uso routinario nella pratica della sanità pubblica. Questa presentazione si concentra unicamente sulla fase di addestramento. Ripeto e sottolineo, si tratta in questa fase di dare uno sguardo approfondito all'esperienza passata, maturata in questi primi 18 mesi di pandemia, per l'identificazione dei traccianti predittivi e il miglior modo per modellizzarli. L'addestramento del sistema consentirà di decidere se e come proseguire con l'implementazione futura del sistema di alert. Le regioni che hanno accettato di partecipare a questa fase di addestramento coprono nel complesso quasi un terzo della popolazione italiana. Ciò che è interessante ai nostri fini, tuttavia, non è tanto l'imponente numerosità, quanto il fatto che, poiché la popolazione bersaglio è stata colpita dall'epidemia in periodi e con intensità diverse, è possibile cogliere il fenomeno epidemico con l'ampia eterogeneità con cui si è manifestato. Tra le peculiarità del progetto, forse la più importante è che l'unità di osservazione è rappresentata dalla sezione di censimento. Come è noto, stiamo parlando di unità territoriali in cui in media risiedono circa 171 individui. Il progetto dunque ha una valenza territoriale molto sfidante, visto che mira a identificare precocemente l'insorgenza di focolai in microaree assai limitate per popolazione residente e spesso per estensione territoriale. Per ogni sezione, attraverso i flussi correnti dei sistemi, dei servizi, scusate, dei sistemi sanitari regionali, vengono conteggiati con cadenza settimanale le prescrizioni di trattamenti farmacologici ed esami diagnostici, così come gli accessi al pronto soccorso e le chiamate al 118. Si osservi che nessuno di questi potenziali traccianti può essere considerato specifico di malattia da SARS-CoV-2. Ma l'ipotesi è che il ricorso a queste prestazioni aumenti in modo anomalo con l'approssimarsi del focolaio. Ed è proprio su questo razionale, ed è proprio questo il razionale al quale dovremmo fare riferimento per la modellizzazione del conteggio dei traccianti, ovvero l'identificazione di incrementi anomali, che qui chiameremo segnali, suggestivi dell'approssimarsi di un focolaio epidemico, ovvero della concentrazione nello spazio e nel tempo di più casi di infezione da SARS-CoV-2. Dall'ampia letteratura sul tema abbiamo selezionato tre algoritmi particolarmente promettenti ed oltretutto facilmente implementabili, visto che specifici script sono disponibili in R. Il primo algoritmo, messo a punto da Farrington nel 1996, corregge per gli effetti stagionali da disegno
In particolare, l'algoritmo prevede di calcolare il valore atteso del conteggio sulla base dei dati retrospettivi di periodi confrontabili e la modellizzazione del trend temporale attraverso un modello quasi passonda. Alcuni anni dopo, il gruppo di Farrington ha proposto un aggiornamento del modello originale che prevede la destagionalizzazione basata sul modello. Infine, l'estensione delle carte di controllo QSUM considerano l'intera serie storica della variabile conteggio che si intende monitorare e il suo confronto con gli eventi attesi, calcolando, destagionalizzando quelli osservati negli anni precedenti a quello in studio attraverso il modello di regressione negativo binomiale. Piuttosto che entrare nel dettaglio dei modelli utilizzati, compito questo assai arduo, visto il tempo che mi è stato assegnato, fatemi concludere questa rassegna metodologica con una breve e banale osservazione. Qualsiasi modello fornisce risultati, nel nostro caso, in grado di generare segnali di anomalie, ovvero suggerire che la situazione è fuori controllo. Che tali segnali corrispondono a reali focolai epidemici è tuttavia da dimostrare. Per andare in questa direzione, proviamo ad immaginare la situazione illustrata nella slide. Abbiamo a disposizione una serie storica di 9 settimane, 2 delle quali sono nella realtà interessati da un focolaio epidemico. La seconda è la Roma. Il nostro modello predittivo, se funzionasse, dovrebbe generare segnali di prestazioni sanitarie inusuali nelle 2 settimane precedenti il verificarsi del focolaio. In realtà, nella nostra rappresentazione, ciò accade solo per il focolaio della 9ª settimana, non per quello della 2ª. Questo, in altri termini, nella sezione di censimento considerato siamo stati in grado di identificare un focolaio su 2. Questo viene misurato attraverso la cosiddetta POD, probability of detection, ovvero la proporzione di focolai identificati da almeno un segnale di allarme generato nelle 2 settimane precedenti. D'altro canto, noi auspichiamo che il modello non solo identifichi precocemente i focolai che accadono, ma che il modello stesso non generi segnali di allarme in assenza del successivo verificarsi di un focolaio epidemico. In realtà, nella nostra rappresentazione, delle 7 settimane libere da focolaio epidemico, una è preceduta da un segnale di allerta. Quest'ultimo deve essere quindi considerato come un falso positivo. Questo viene misurato attraverso la proporzione di falsi positivi, cioè il corrispondente all'unità della specificità del modello, ovvero della proporzione di settimane libere dal focolaio per le quali è stato generato almeno un segnale nelle 2 settimane precedenti. Alcuni risultati molto preliminari, ma assai informativi, secondo il mio parere. Queste prime rappresentazioni si riferiscono alla provincia di Cremona, la cui popolazione è stata utilizzata come training set. Ora è noto ai più che la provincia di Cremona è stata duramente colpita dal focolaio epidemico, dalla prima ondata epidemica. In questa slide i 3 modelli algoritmi sono paragonati regredendo la proporzione di falsi positivi contro la POD per diversi cutoff più o meno rigidi per l'identificazione del segnale. La rappresentazione grafica è dunque simile, ma non identificabile, con la cosiddetta curva ROC. Sia in corrispondenza della 2ª ondata epidemica, nella slide di destra, ma soprattutto durante la 1ª ondata, nella slide di sinistra, le 3 curve, posizionandosi bene al di sopra rispetto alla bisettrice, suggeriscono che i traccianti considerati sono in grado di anticipare l'insorgenza di un focolaio di almeno 2 settimane. Si osservi comunque che i tre modelli consentono di raggiungere capacità discriminanti paragonabili
nella prima ondata epidemica, mentre per la seconda ondata l'estensione delle carte di controllo sembra avere prestazioni migliori. Per questo motivo le successive rappresentazioni riportano i risultati dell'algoritmo QSUM. Questa slide vuole rispondere al quesito: quali traccianti funzionano meglio? L'abilità discriminante sembra superiore per le chiamate al 118, intermedia per gli accessi al pronto soccorso e le prescrizioni diagnostiche, più ridotta per quelle farmaceutiche. Anche in questo caso, tuttavia, il confronto tra le performance dei singoli traccianti e quelli dei traccianti considerati congiuntamente, ovvero dalle rappresentazioni grafiche riportate precedentemente, in cui i valori di POD sistematicamente superavano il valore di 75%, questo confronto suggerisce che l'utilizzo parallelo dei traccianti considerati consente di raggiungere performance decisamente migliori. In altri termini, la nostra conclusione è che tutti i traccianti considerati sono necessari, tuttavia nessuno è sufficiente da solo per indicare e suggerire l'insorgenza di un focolaio epidemico. Infine, in questa slide abbiamo esteso il modello QSUM ad altre province, oltre a quella di Cremona. Le curve che ne derivano sono solo apparentemente inconsistenti. In realtà rappresentano unità territoriali in cui l'epidemia si è verificata in periodi e con intensità molto diverse tra loro, e ne deriva che il dominio dei punti rappresentati differisce, ma non l'abilità discriminante. Le tre curve sono infatti l'espressione di un andamento apparentemente comune della capacità discriminante del modello. Ad esempio, scegliendo un punto corrispondente a un valore di POD del 75%, come rappresentato nella slide, ovvero richiedendo al modello di identificare precocemente i 73 focolai epidemici su 4, dovremmo accertare in tutte e tre le province una proporzione di falsi positivi del 24%, valore questo chiaramente non accettabile, perché comporterebbe la generazione di troppi segnali non corrispondenti al successivo verificarsi di un focolaio, cioè di segnali falsamente positivi. In queste condizioni emerge l'esigenza della fase di estendere la fase di addestramento attraverso lo studio di ulteriori traccianti. Ora, in attesa di verificare i vincoli normativi per l'utilizzo a tal fine dei cosiddetti segnali deboli, ad esempio dei social media, delle applicazioni web, della telefonia mobile, dei dati corrispondenti, stiamo considerando un nuovo tracciante rappresentato dalla documentazione testuale nella cartella di accettazione in pronto soccorso e ospedale, compilato dal personale sanitario durante il triage. In tal modo verrà testata l'ipotesi che possano essere ulteriormente migliorate le performance predittive del sistema con l'uso di tecniche di text mining in grado di identificare parole chiave ricorrenti nei testi di accettazione. L'idea di base è quella di utilizzare tali traccianti in parallelo, ovvero di verificarne la predittività nelle sole sezioni di censimento risultate positive dai traccianti convenzionali. Parallelamente, oltre ai traccianti considerati, si sta procedendo al popolamento della piattaforma con dati relativi alla caratterizzazione delle sezioni di censimento con elementi potenzialmente associati al rischio di contagio o alle sue manifestazioni cliniche, ad esempio genere e le fragilità demografiche, età ad esempio, sociale, economica e clinica. L'inclusione nei modelli di tali variabili potrebbe spiegare proporzioni rilevanti della variabilità del fenomeno in studio, ovvero dell'insorgenza dei fenomeni epidemici, indipendentemente dai traccianti in studio,
e migliorarne dunque e migliorare dunque le performance predittive dei modelli. Almeno questa è la nostra ipotesi. Infine, stiamo anche procedendo con alcune estensioni del progetto con finalità maggiormente legate alla speculazione scientifica piuttosto che all'implementazione diretta di pratiche in sanità pubblica. Ad esempio, grazie alla disponibilità della piattaforma positivamente allestita dalla direzione dei sistemi informativi di Istat e al suo popolamento con dati georeferenziabili sui traccianti dell'inquinamento atmosferico, saremo presto in grado di generare evidenze sul ruolo dell'inquinamento atmosferico nella diffusione epidemica. Infine, grazie e doveroso un ringraziamento a tutti voi per l'attenzione, ma il mio ringraziamento particolare va alla numerosa e qualificata schiera di dirigenti, operatori e ricercatori che hanno dato e ancora daranno un contributo fondamentale alla realizzazione di questo progetto. Grazie ancora per l'attenzione.